Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal percorso che porta i pellegrini, che porta tutti voi a visitare i tanti luoghi. Ad esempio qui siamo nel lungo corridoio che racconta un po' la vita del frate cappuccino, dalla sua pietrelcina, i diversi incontri con i suoi confratelli, i diversi conventi in cui ha dimorato. Oggi qui per raccontarvi la storia di un certo Giuseppe Pezzini di Bologna. Giuseppe un giorno, ecco, fece come stiamo facendo noi, accompagnava Padre Pio alla sua cella. Quando parlava, a un certo punto Padre Pio si fa serio e gli dice: Giuseppe, non vedi come sei in volto? Sei nero, non stai bene, torna a casa e ci rivediamo tra 3 mesi. Giuseppe voleva solo essere confessato, Padre Pio non lo confessò. E poi nel momento in cui stava lasciando la clausura, Padre Pio si girò e gli disse: preparati a soffrire. Questa situazione fece cadere Giuseppe in una grande sofferenza, perché quelle parole di Padre Pio erano state come una sorta di fulmine al ciel sereno. Il problema è che lui stava male effettivamente, ma c'era quest'altro risvolto della medaglia. Ecco, torna tra 3 mesi e ti confesserai. Beh, lui tornò a Bologna e si fece tutti gli accertamenti del caso. In effetti aveva un cancro alla gola. Poi tornò a San Giovanni Rotondo, si confessò da Padre Pio, fece una buona confessione. Tornato a casa però fu costretto ad operarsi. Il chirurgo suggerì un intervento immediato, venne operato. Sembrava che tutto procedesse bene per qualche anno, però ci fu il riacutizzarsi del male e i medici così gli suggerirono una seconda operazione. Giuseppe va di nuovo da Padre Pio, lo mette al corrente di tutto quello che stava accadendo e per il secondo intervento Padre Pio gli dice: devi stare lontano dai ferri adesso, lascia stare. Beh, Giuseppe torna a Bologna, va dal suo chirurgo e gli parla dell'incontro con Padre Pio, che mentre il chirurgo gli diceva di fare il secondo intervento, Giuseppe diceva che Padre Pio aveva detto di no. E il chirurgo gli disse: noi facciamo i medici, tu devi dire al tuo santo protettore che deve fare il frate. Comunque sta di fatto che Giuseppe non si operò per la seconda volta. Infatti, per il suo caso, tutti coloro che lui conosceva, almeno in reparto, facevano questo secondo intervento, tutti venivano a mancare, morivano. Giuseppe però non morì. Restò in vita per altri anni. Infatti lui disse: devo dire grazie a Padre Pio perché mi ha dato questa possibilità di vivere ancora per qualche altro anno. Cosa voglio di più? Dopo qualche anno, proprio nella fase terminale della sua vita, fu ricoverato in una clinica a Milano dove sopportò con gioia il dolore, partecipava ogni giorno alla messa, riceveva la Santa Comunione proprio per mano dei frati cappuccini milanesi, cappellani dell'ospedale. E tutti gli amici gli portavano sempre messaggi di conforto da Padre Pio. Giuseppe, così in grazia di Dio e anche attraverso i messaggi di conforto che arrivavano da San Giovanni Rotondo, fece una buona morte e chiuse quel penoso calvario che Padre Pio gli aveva preannunciato.